Host 2023 continua, ci troviamo allo stand dell'APCI, l'associazione professionale cuochi italiani, e siamo in compagnia della direttrice generale dell'associazione, Sonia Re. Buongiorno e bentornata. Grazie, grazie mille, è un piacere essere qui con voi. E noi siamo nello spazio di APCI, come hai detto bene, Associazione Professionale Cuochi Italiani, uno spazio che parla di sostenibilità. Il titolo di quest'anno è Smart Chef, Smart Food, Smart Future, l'orizzonte sostenibile della cucina consapevole. Grande progetto. Facciamo un riepilogo di che cos'è APCI, con oltre 5.000 professionisti dei fornelli associati in questo grande gruppo. Assolutamente, APCI è una grande famiglia, a me piace definirla così, molto grande, perché annovera migliaia di chef associati, più di 5.000, un database importantissimo di contatti e soprattutto un grande network di partner, aziende, consorzi, istituzioni, tutto quello che il mondo, il comparto dell'Horeca può rappresentare. Quindi un network importante perché dà una grande solidità, un grande confronto e una grande prospettiva per il futuro. Perché siete qui oggi e nei prossimi giorni a Host 2023? Siamo in Host perché l'abbiamo scelta come piazza, come palcoscenico per un progetto importante, un progetto che racconta un percorso di sostenibilità. Oggi è imprescindibile per la categoria parlare di sostenibilità e noi vogliamo farlo con grande concretezza, al di là di tante parole, tante difficoltà. A noi piace raccontare agli chef che come fare a guardare il futuro. Oggi le scelte dei consumatori sono indirizzate non solo più dal buon cibo, ma dal buon cibo a 360 gradi, quindi anche da tutte quelle che sono le scelte per l'ambiente e per il pianeta. Quindi oggi parliamo di sostenibilità ambientale, economica, sociale, parliamo anche di relazioni, parliamo di persone, per cui parliamo davvero di cibo a 360 gradi. Host è il più importante palcoscenico internazionale che parla di Horeca e quindi nessun palco migliore di questo poteva ospitare questa 5 giorni. Un palco dove si stanno alternando più professionisti della cucina. Ho visto poco fa Fabrizia che andava a impegnarsi nella preparazione di alcuni pasti. Chi altri ancora si alterneranno in questi prossimi giorni per insegnare, mostrare il proprio estro a tutti coloro che interverranno? Beh, sicuramente partirei dal nostro presidente Roberto Carcangiu, che è presente in tutte le, insomma, in tutte le giornate come fil rouge, anche in tanti convegni, in tanti talk, proprio per portare l'esempio e questo grande messaggio che vogliamo raccontare. Poi Fabrizia Ventura, poi abbiamo Attilio Borre, rappresentanza anche di un altro grosso gruppo importante che è quello di Milano Ristorazione, tutti i nostri consiglieri, partendo da Vincenzo Butticev, vicepresidente nazionale di Monza e Brianza, Antonio Sorrentino, vicepresidente del Sud Italia, e ancora abbiamo grandi nomi di pasticceria. Oggi abbiamo avuto Davide Comaschi, uno del miglior maître chocolatier che ci sia. Abbiamo tantissimi nomi importanti anche di pasticceria, Loretta Fanella, Guido Castagna, abbiamo ancora insomma veramente tantissimi personaggi. In più sul nostro palco come resident tutti i giorni i junior chef della nostra nazionale APCI Chef Lab, il nostro laboratorio incubatore di idee, che con grande tenacia, con grande veramente spirito di creatività fanno e dimostrano un laboratorio importante di costruzione di idee per il futuro, quindi menù sostenibili, piatti sostenibili, racconto di quello che può essere una cucina di gusto che però guarda e strizza l'occhio davvero a questo futuro. Il tuo entusiasmo racconta il loro estro, la loro voglia di mostrare quante belle cose si possono fare con il cibo, con sostenibilità. E allora io ti ringrazio e spero di riuscire a fare una scappata nei prossimi giorni per documentarlo con telecamera e microfono, magari intervistare qualcuno di coloro che interverranno. Credo sia un po' difficile perché Host è grandissima, abbiamo tantissime cose da documentare e credetemi,
purtroppo non avendo a disposizione altro che le nostre gambe ci risulterà forse un po' difficile, ma è una buona occasione per richiederti magari del materiale video da poter integrare in questa intervista. Volentieri, volentierissimo. Qui parliamo di risparmio energetico tantissimo in queste giornate, l'unico risparmio che non abbiamo è quello delle nostre gambe, come dici tu, durante queste fiere, quindi sarà nostra premura assolutamente mandarvi del materiale, anche perché tutti gli chef che sono presenti nelle nostre cucine meritano veramente un grande applauso, perché sono tutti interventi di grandissimo contenuto e di grandissimo valore, quindi davvero grazie anzi per aiutarci a comunicare, a raccontare questo grande progetto di sostenibilità di APCI. E allora Sonia, per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano avere maggiori informazioni su APCI, sull'iscrizione alla vostra associazione o chissà appunto creare delle partnership con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? L'indirizzo è associazione@apci.it. Sul nostro sito, sui nostri canali social trovate tutte le informazioni. Sonia Re, direttrice generale di APCI, grazie. Grazie a te, grazie a voi.